Chi è del pubblico che ha detto esagerato? Oh! Sei ballerina? Dai, vieni giù. E allora? Pss, pss, pss. No, no, allora stai zitto. I cavoli tuoi. Vieni giù. Sì. No, raga, ah, sta succedendo? È tornata Shinai. Arigato gozaimasu. Sta al Giappone con furore. Faccio come Alessandra. Nessuno può essere come Alessandra. La data room di team, analizzando tutti i social. La tua stanza? Sì, io la mia stanza. Ah, ha vinto la banana. Eccolo, mi è mancato Giovanni. Ha fatto una scena. Sì, perché? Qui ha pianto. Sì, in sì? Una... Non perché sì, doveva andare in sfida. Come ha pianto? È drammatico. No! Il pezzo che ballava era esattamente e anche così. Anche nel pezzo faceva tipo... Così? E quindi sembrava proprio... Non è finito il pezzo, okay. Sta continuando, però la musica è finita. E ha 20 anni. Non c'ha la pancera? Sì. Sexy, però. Non così è che non... devi giudicare. Hai ragione. Così non devi tenere. Vabbè, sexy, guarda. A me piace questa cosa così, non devi tenere la pancia, no? Raga, una ballerina di classico. Allora, vedo che hai le punte, quindi magari ti scaldi. Un totò delle punte? Dopo 3-4 mesi. Oddio, cos'è successo? E Francesca Bernabi? Lo chignon, l'ha lasciata a casa. Ciao. Ha fatto un giro su se stessa così? Dimmi che sei una ballerina di classico senza dirmi. Madonna, che addominali. Comunque lui è in sfida perché durante la settimana hanno fatto questa gara, per cui ogni squadra doveva scegliere un membro. Che andava a fare una gara e un altro membro, oppure lo stesso membro, che poi eventualmente sarebbe andato in sfida se avessero perso la gara. Mm. Per cui ci sono state parecchie discussioni. Madonna, che paura. Si è struccata. Bella. Guarda, sei struccata. Sì. Una gara sensata. Passo a 2 di latino contro variazione sì, di Medora. È la stessa tecnica, devi solo capire su chi la fa meglio in pratica. Sì. Allora, Giorgia, la variazione di Medora. No, ma aspettavo qualcosa di neoclassico. Bel. Ma, sì, dove è andata? Shinai. 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 Non ha senso. Ma è una magia. Cambia un po' canale, magari. Okay. Cerchiamola in TV. Elisabeth. Forse su un canale giapponese, aspetta. Ma se voi pensate che non cambio qualcosa, ma io no, me lo devo pensare. Ma... Devo trovare l'essenza degli anime. Dottor Reisho, dove sei? Ma sì, ma non c'era mica bisogno di andare fino in Giappone, bastava scaricare Honkai Star Rail, cioè, dai, su. Un nuovo videogioco fantasy RPG disponibile per PC, PS5, Android e iOS. Peraltro è in arrivo l'aggiornamento 1.6 con nuove mappe e nuovi eventi. Darete una prima occhiata al nuovo mondo in arrivo, Penacony, e inoltre c'è un nuovo personaggio esclusivo, Dottor Reisho, che potrete ricevere gratuitamente quando farete accesso al gioco, a partire dal 17 gennaio. Quindi non dimenticatevi. In Honkai Star Rail potete scegliere tra 30 personaggi, ognuno con le sue caratteristiche e la sua personalità, all'interno di un'esperienza di gioco semi-open world. Un sistema di combattimento frenetico e irrifinito, una storia coinvolgente e ambientazioni straordinarie fanno di questo gioco un titolo perfetto per tutti gli appassionati di anime. Comunque non me li immaginavo gli scienziati degli anime così, A quiet grandeur. Neanch'io. Puoi scaricare il videogioco nel link che trovi in descrizione e nel primo commento e con il nostro codice sconto puoi ottenere 50 Stellar Jade. Quindi non perdetevi l'offerta e andate qui sotto, subito. Cioè, aspetta, finite il video e poi... Prima finite il video. Aia. Mamma mia. Oh. È agitatissima. È agitata, sì. Traballando sulle gambe. Ma non è facile quello studio, è sulle punte. No, raga. Zero, c'è una pressione. Dai, giri, se ce li fanno vedere magari riusciamo a Il primo e l'ultimo non erano bellissimi. Però ha un bellissimo fisico, bellissima gamba. Sì, ma guarda che collazzo. È difficile questa variazione. Sì, è tanto on the down quando scende a coupé. Anche in avanti. Sì. Cioè non si capisce se è la seconda o davanti. Sì, no, sto facendo dritto, molto on the down. Difficilmente vince questa ragazza perché non è andata fortissimo questo pezzo, lui piace. Poi. Lei già sorride, guarda. Ti sfido. Però dai, si scassa quando balla lui. Sì, ma sicuramente personalità ne ha.
Ma basta rimorchiare il pubblico ogni volta. Basta, preparazione. La testa ancora non è riuscita a metterla a posto in questi giri. Candela. Non so perché, ma mi sembra di vedere una parodia. Cioè Tiziano che fa lui come parodia, perché si assomiglia. Moderna. Sul sorriso basso, solo qua. No, ma sulla... Quello non è facile, eh. Poi lui danza con le sopracciglia. Some people live... Fa tutto così. For the fortune. Some people live just for the fame. No, coreografia no. Ma sì, dai, un po' di lui. Some people live just to play the game. Raga. No, però dai, non... Ma cioè, che coreografia che... Non fa niente. Hai un minuto per... Spaccare tutto, farti per prendere. Per poter entrare nella scuola. Fai così. Non lo so, che scelta è? Ma ha delle cose belle, lei. Sì, eh? Capito. Cioè, la gamba sale. Bel fisico. Guarda, oh, che bel salto. Bel salto, però è... Un po' insicura. La coreografia non l'ha valorizzata per niente. No. Per niente, perché fare peccato, così peccato. Per 10 minuti e poi fare una gamba e un salto... Peccato. Anche una bella ragazza. Molto belli, sia fisicamente entrambi... Perfetti per i diversi stili. Sì, questo è vero. Allora, Giorgia, sei una bella ballerina, hai una bella fisicità, poi... Devi studiare ancora. Una bella preparazione di base e anche una buona versatilità. Che dire di te, Gigi Giovanni, sei bellissimo. Ti amo, ti lascio il mio numero. Hai degli addominali pazzeschi. Poi, sei un po' sporco, posso pulirti un attimo? Aspetta che mi devo struccare. Beh, mi piace la tua musicalità, la padronanza che hai nello spazio. Il tuo carisma, e per questo vinci tu. Per questo vinci tu. Per questo, per il fisico. Però peccato, ci sta una ballerina di classica. Sì che ci sta, dai, manco dai. Una ce n'è. Non so se avete notato che non c'è più nel banco di Miu, né quello di Matthew. Oh, finalmente lo dicono, no? Che hanno deciso di ritirarsi per motivi personali. Personali, fine. Però almeno l'ha detto. Stop, fine, si va avanti. Queste sono tutte le spiegazioni. A noi non ci frega niente. Hanno dato al pubblico, grandi. Mani. Più che altro quando dici così partono subito con è incinta, è morto qualcuno, sì, cioè vabbè, vanno subito al pubblico. Vediamo se si è ripresa. Se è contenta di ritornare in questo ambiente che le faceva stare così male. Ma forse era Rudy. Adesso si gira verso Rudy. Ah, è tornato lo sgabellino. E via. Per favore, dici cosa canti? Di Roban di Bruno Mars. Okay. Bruno Mars, attenzione. Scena appena andata al suo concerto, quindi sarà un po' severo. Ai. È bravissimo dal vivo. No, è pazzesco. È pazzesco. No, ho detto, finalmente un cantante che non canta con l'autotune. E che si muove, che balla, che fa show. Lui fa un show. Lui balla. Lui è mio marito. Ma anche a me piace un po'. Proprio anche esteticamente. Sì, proprio capito. Bello. Cioè, mi piacciono le donne, però quando vedo lui dico... però! No, dai! Ciao! Ole. Mettiamo una clip di Bruno Mars, per favore. I movimenti sono uguali, però. Anche Bruno Mars è sempre seduto, non si muove. Sì, non è una canzone da cantare da seduti, questa. Poi io mi ricordo Bruno Mars, guarda un sacco per terra, vediamo. Bravo! No, raga. Non so cosa dire, veramente. Raga, se arriva primo... Per adesso, che abbiamo seguito questi, guarda, 3 anni di amici, ogni volta che hanno fatto Bruno Mars non ci è mai piaciuto. Perché... No, raga, Bruno Mars è Bruno Mars, come Michael Jackson, intoccabile. Ma qua ti devi muovere, non puoi stare fermo seduto sullo sgabellino, dai. Cioè, guarda, ti dico, secondo me è meglio la scelta dello sgabello. Perché lui non si sa muovere. E quindi se fosse stato in piedi sarebbe risultato peggio. Perché magari avrebbe provato a muovere un po' il corpo. Qua può fare solo così. E quindi non è che gli puoi dire, lo stai facendo male. Come fai a fare male così? Oddio, aspetta, ci c'è tempo. Però immagina se fosse in piedi e provasse a muovere un po' il corpo. Sì, diventerebbe un po' cringe. I'm a leave it though.
Ma anche vocalmente quello. Madonna, bravissimo, pubblico. È stato, guarda, meglio dell'originale, diteglielo. All then. Io non capisco. No, ma neanche io. Non capirò mai. Non è che ce l'abbiamo con lui, eh. È che... Ascoltatevi Bruno, ma ascoltatevi l'originale. Balli con Elena. Nicolas. Oh, con Elena. Bella e brava. Così sono partito per un lungo viaggio. Lontano dagli errori, dagli sbagli che ho... che forte. Loro partono sempre così, con una cosa acrobatica. Luoghi per non doverti rivedere. E più mi allontanavo, più sentivo... cos'è? Breakdance? Bello però, mi sarà strappato tutti i capelli, ma... Sembravano lontani. Infatti si deve messo... Isobel, devo fare anche di nuovo reel. Facciamolo. Passi giorni interi senza dire una parola. E quanto avrei voluto in quegli... Ok. Istante che ci fosse. Bella. Non me lo aspettavo un attimo, momento suo. Il momento suo c'è stato. Di due secondi. Così? Ah, due secondi. Esiste un luogo dove non mi torni in mente. Bello! Oh! Molto bello. Però raga spacca. Per niente facile quella presa lì, eh. No, cioè, perché sì, da lì, hai pochissimo tempo per prenderla nel posto giusto. Poi la devi lanciare. Avrei trovato molte più risposte. Non posso farlo ora. Madonna, parkour. Il tuffo. Parkour, sì, il tuffo. Parkour. Il tuffo. What the? Yes. Questa l'hanno presa da YouTube, sì, sicuramente. Sì, sì, sì. Non mi è piaciuta tanto la preparazione di quella cosa lì. Molto troppo preparata. Meccanica, acrobatica. Ma lì è difficile. Però devi trovare un modo per renderla una mossa acrobatica. Ma la devi... Cioè, hanno proprio fatto... Cioè, ma perché devi prenderla, incastrarti. No, cioè, capito, ma lei prova, magari poteva fare... Prova a fare le développé, lui si infila, sì, sì, fa una cosa un po' più... Mettici della danza, invece se me la fai proprio acrobatica diventa un po'... No, io riconosco che c'erano dei passaggi di prese difficili, veramente. Però sì, ha fatto dei passaggi complicati, soprattutto no, quello da qua che l'ha lanciata e l'ha presa così. L'abbiamo sempre detto, su questo spacca lui. Ti riconosco quello più che... La parte ballata. Sì. Ma normale. Manca un po'. Ma guarda che sei terribile. Infatti, cioè, non ci siamo parlate. No, c'è la mia opinione. È la realtà dei fatti, infatti, non è che c'è tanto da dire, è così. È giusto. Però secondo me è proprio uno stile televisivo, So You Think You Can Dance, anche lì fanno un sacco di, sai, prese difficili, salti, abbracci, eccetera. E ci sta. Per l'amore comincia tu. Guarda il pubblico, casatissimo. Sì, mi fanno spaccare. Come se fosse al concerto di Bruno Mars. No. Perché hai scelto questo pezzo, caro? Perché a far l'amore comincia. A me piace tanto divertirmi. Intrattenere, esatto. Mm-hmm. E... Non mi sembra convinta lei. Questo sia il mio forte. E quindi... Più o meno. Onestamente. Oh, lei vi ammazzo tutte. You scared me to death, but I'm wasting my breath. Brava. Sì. Mi piace molto il suo movimento. Botta le ginocchia. Madonna. Bello. Però guarda che è furbo, se fai un pezzo drammatico, buttati sulle ginocchia, poi ti viene spontaneo, naturale, in faccia. Certo, ti fai un male alle ginocchia, perché sei buttata lei. Non ha ammortizzato tanto, Bello. No, mi sta piacendo molto, ragazzi. No, raga, lei è migliorata tantissimo. Grazie per i tagli, grazie. Proprio sulle pirouette, poi. Bella anche l'intensità degli occhi. Bella. Wow, la una diagonale. Mazza. Madonna. Una macchina. Pazzesca, raga, migliorata tantissimo. Qualche passo ogni tanto un pochino sporco. Sì, ma perché? Sì, ma non lo noti. Perché è così? Perché capito? Incazzato. Non si controlla. Una bella energia, bella, positiva, una maturità anche di movimento, pulizione del movimento e ritmo. Brava, grazie. Mi sono piaciuti tanto i cambi di dinamica. C'era tanta tecnica. La densità del movimento, la tecnica. Era un giro dopo l'altro. Ma poi da terra. Poi dai, la trovo poco esagerata nell'espressione. Farei un po' meno. Volete venire al posto mio? No, ma. Facciamo a scambio.
raga, fuego, giro. Fuego, Questa canzone mi... Tu ti sentivi così? Mi sento esagerata, sì, mi sento arrabbiata, mi sento... C'è il pubblico, così. Ci sta anche. No, ci sta... A me è piaciuta, non a mi è sembrata piaciuta. Troppo quel esagerata, pezzo, troppo... Guarda che quel pezzo è teso, eh. A lei è arrivata un pochino finta. A me no, raga. No, a me erano brividi, anzi. A me brividi. E non mi sembra più lo stesso. Più lo stesso. Quando dici che era inutile, piove su di me, sembra una città. Ma entrano dei nuovi allievi adesso che non ci sono più Miu? Beh, sì, entreranno due nuovi cantanti. Magari sono cantare. Che momento era? Fatta per lui, ma solo per me che sfioro il cielo dall'ultimo piano. Però meglio che un do stress e camicia nera. E penso che tu abbia fatto un riadattamento interessante da un punto di vista maschile di questo pezzo. Ah no, perché ho visto che Rudy era proprio così... No, era soddisfatto. Gelico! Per... No, era soddisfatto. Scioccato! Perché ce l'ha con me? Io non c'entro niente! Che piedi. Ma lei basta che stenda il piede, siamo contenti. Fa solo Tandiu. Una coreografia di Tandiu, madonna. Ha fatto una corsettina e la gente urla. Oggi il tema è canzone drammatica. Carina, ma... Si è persa un po' verso la fine, sì. Cioè, coreograficamente parlando. Però non mi è dispiaciuta. Nosco mi arriva così com'è, mi arriva sincera anche la sua danza. Lucia è piaciuta meno a livello comunicativo, mentre lei di perché più. Ha messo troppo in faccia. Una volta che non... È seduto a cavallo? Sì. Dormire nudi sui tetti, l'eclissi su Roma, la tua coca light, non ti ho detto mai. Ma sta cantando una tipa. Una voce femminile, sì. Sì. Facile così. Ah, è lei che sta cantando. Quella del pubblico. Ah. Mazza, così forte che si sente anche senza microfono. Senza microfono. Da qua, dal diaframma. Un'altra città sembra un'eternità. Ah, è un duetto questo. Tu ti fallete, tu ti fallete. Ho un po' più di voglia di vivere. Tu ti fallete. Fallete. Sentite, lei ha continuato, quella del pubblico. No, yeah. Ha iniziato a fare il suo solo. Il tuo palazzo sembra una città, tra le urla. Giulia. Non me l'aspettavo. Meno male che quest'anno ci sono anche i professionisti. L'anno scorso veramente non ce la facevo più. Niente passi a due. Beh, sono insieme, sì. Sì. C'è un buon sincro. Però non capisco il mood di questo passo a due. Lei sorride e lui non si capisce alcune volte. Il tuffo! Eccolo! Il tuffo! Quindi poteva lasciarsi andare un pochino di più. Ma più che altro era strapreparato. Cioè lui è andato avanti, ha aspettato, ok, adesso mi sta toccando, ok, adesso posso partire, c'era fermo sì, di là, cioè sì. Collegatelo un po' di più. Volevo sapere della Celentano. Vuoi sapere il mio voto? Voglio sapere il tuo voto. 4. 2. Passabile, ma non mi dice più di tanto. Ah, non c'è neanche il voto. Voto 6. Tantissimo. Passabile. Tantissimo 6. Cioè io penso che tu... Tra qualche anno sarai anche un bel ballerino, non sì, dico grazie. Di no. Ad oggi non ti vedo pronto, cioè secondo me tu questa... Non ti vedo pronto. Sei ma io sono d'accordo con Todaro, stranamente. Tra due anni sarebbe stato meglio. Non so, Sofia, Mariso sono anche più piccole. Però ho sempre quella sensazione lì, quando ti guardo che mi sei di piccolino, capito? Solo perché è piccolo. Todaro non riesce a... Spiegare quello che spiegare pensa. Spiegare quello che gli arriva perché non ha le conoscenze tecniche di questo stile, no? Fotografia di fresco... era giusto essere piccolino, questo è proprio un teenager style e ti stava bene. Sì, infatti. Sì, ma infatti non è quello il problema, cioè lui stava bene nel pezzo, la coreografia era giusta su di lui, non era un problema quello. Il problema è che
No, anche se guardi gli altri pezzi che ha fatto, è una cosa in generale che arriva al pubblico. Di maturità di movimento e di tecnica. Quello che hai detto tu magari potrebbe anche essere vero, però l'opportunità mi è arrivata e io i treni passano una volta solo nella vita. No, assolutamente. Giustamente. Ha fatto sì. Bene. Non è che ti hanno preso. Ma no, guarda che tra due anni. Sì, ma dipende come gli è arrivata questa opportunità. Cioè, se tu ti presenti ai casting, hai passato un'opportunità, tutti. Te la sei cercata, capito? Sì, ma tu ti alleni. E tu ci provi e subito. Comunque ci provi ogni anno, dici? Sei vicino, cioè non so, capito? A volte ti va di fortuna ma ti bruci, perché sei giovane e proprio per quello ti prendono. A volte ti prendono perché... Però potrebbe essere che ti bruci, dici magari ci studio ancora un anno o due. Non mi fa male. E canta proprio bene. Infatti è felice Alice, guarda, la prima volta che la vedo sorridere. Certo. Perché finalmente può dare un giudizio dove dice, non devi dire una bugia. È una che canta. Sì, perché quando dice le bugie si impappina, non sa più cosa dire. Sì, devi inventarsi qualcosa perché non viene spontaneo, no? Oddio, chiamate un esorcista. Ma è di gomma, sta ragazza. Bam! Yes, girl. Ci sta anche mettendo più facce, più intenzioni. Sì, però forse troppe facce. Per questo pezzo molto commerciale è anche giusto. Qua brutta questa, era un po' così con le spalle qua. Che fisico, ragazzi. Però sto pezzo non la sta valorizzando tanto. Cioè, per carità, si vede che è tanta elastica, ma... Infatti, secondo me, il giudizio della giudice... Di Gambetta. Gambetta non sarà troppo... Ma secondo me, invece, l'ha fatto bene, cioè... No, l'ha fatto bene, ma non mi piace. Sì, ma secondo me a lei non piace. A livello coreografico sono pezzi che magari non ti piacciono perché sono commerciali, sexy, no? Sai... Però se lo fa Isobel... Capito, era un po' ripetitivo, eh. Sì, un po' quella cosa ripetitivo. Lì... L'esorcista l'ha fatto troppe volte. Spazia bene, è bellissima. Sei una pantera. Questo è vero, una panterona. Eh sì, no, è stata molto brava. E per adesso io metto Lucia. Mm-hmm. Sì. Sì. E poi Marisol. Sì. Poi sì. Metto Gaia e poi Simo. Sì. E poi... Andiamo Dustin. Nicolas, passa 2. Ah, beh. Passa 2 però spaccava. Ma a me è piaciuto quel passa 2, devo anche dire. Anche a me. Più di Simo. Più di Simo. Più di Simo, sì. Sì. Sì, anche a livello di difficoltà. Più di Gaia o meno di Gaia? Più di Gaia. Più di Gaia. Ti ho chiesto se ti imbarazzava quello che ti ha detto. Ti imbarazzava. Mi chiamo Barazzava di cognome. Team di nome. Ti imbarazzava. Ti imbarazzava. Presente. Ma fidati, se parlo di capelli io ti puoi fidare. È contentissimo della sua frase. Però tu è vivere una vita luminosa e più fragrante. Dai Lilla, adesso tutte le nostre speranze sono riposte in te. Non te ne andare. Devi battere Holden. Devi battere Holden. Non può vincere Holden. E dando un calcio ad un sasso resi. Respirando brezze che dilagano su terre senza limiti e confini. Brava. Forse è una scelta musicale che non è molto nel mio gusto. Quando tu sei rigida, diciamo, di corpo, poi traspare anche nella voce, perché capita anche a me. Sì. Quindi magari ti ho sentita un po' così, ma l'esecuzione è stata molto buona. Grazie. Oh, un bel giudizio, dai. Sofia! Buongiorno! Eccola! Olè. Ah, fa il peso sui tacchi, mi sa. Oh. Ma sai la classifica della cera dove l'ha messa lei? Eccola! Penultima. Ma stiamo scherzando, dai. Io non ho parole. Per vedere questi contenuti aggiuntivi, ragazzi, seguiteci su Twitch tutti i martedì alle 20.45. Faccio tutto ciò che voglio del mio corpo, non mi giudicare se perdo il controllo. Yes! Los. Capelli sciolti, eh? Qui ci stanno. Se mi guardi così... ma poi non ha neanche le ginocchiere. Mettiti le ginocchiere di prego. Sbaglio la prima volta che la vediamo in un pezzo del genere. No, lei ha fatto il Vogue. Però è diverso, sì. Ma c'è. Ah, sì, legati. Che diva, fino alla fine. È andata bene, secondo me. Sì, non mi è dispiaciuto. Ecco, qui forse c'era bisogno, secondo me, di andare un po' oltre. Cioè, di dare di più e di buttarsi anche un po' di più.
Sì, poteva spingere un pochino di più, sicuramente, però... È andata bene. Che hai delle basi fortissime. Ora lavora, secondo me, puoi lavorare grazie alla tecnica, ecco, di andare un po' oltre e cercare di sfruttare anche sfumature diverse. Sì, questo è giusto, questo è vero. Certo, sarebbe interessante sempre non sentire questi giudizi fatti nel vuoto, ma dirmi, ok, in quel punto lì... Quella cosa che hai fatto, se avessi provato ad andare oltre, a spingere un po' di più, fare un passo un po' più grande con la schiena, con la testa, seguire, cioè nello specifico sarebbe molto più interessante. Perché detta sì, così. Ma anche per l'allieva, così capisce cosa deve migliorare, altrimenti è troppo generalizzato come commento. Vuole buttarsi di più, il prossimo pezzo fa tutto buttato. Cioè, vi assicuro che chi fa questo mestiere da tanti anni guarda una volta la coreografia e poi riesce a ricordarsi la maggior parte dei passaggi e riesce con uno sguardo a darti delle correzioni incredibili. Oh, mi piace qua, lei. Ah, raga, migliorata, meno nasale. Non è tanto migliorata lei. Quando è entrata si capiva che non aveva nessuna preparazione di canto se non da sola sotto la doccia, però tante doti, perché sì, viene in naturale, no? E poi ricordiamoci che lei non usa l'aiutino dell'autotune. Poi non so se la post-producono dopo. Non riesce a fare di cantare in maniera semplice. Ma basta. Vero, ma non è vero. No, lei ha bisogno di quel canto alla gola secca. Sì, che è un po' più. Sì. È pesante, è una ragazza di 18 anni, auguri. Ma cosa pesante? Ma cosa dice? Ma non è vero. Ma stata non è così genuina, così fresca, vera. Non era tipo... Sì, troppo esagerato. Oddio. Cioè, che dici, vabbè, ok, adesso è un po' esagerato. Mi è sembrato che lei... Lei! Cioè, non... Sì. Non ha detto niente, non si è capito nulla. Non, mi sono impelagata in un argomento che secondo me non dovevo... Questo sono io, raga. Non anche io. Ecco. Canta con delicatezza, esatto. Diciamo, accarezzando il suono e portandolo a volte fino all'ultimo. Ti ho trovata bravissima. Oh. Anna oramai proprio è un disco rotto. C'ha il copione scritto lì. A lei devo dire sta cosa, cioè da quando l'ha vista la prima volta. Sì, a sì, lei sì, la sa cagnare dall'inizio alla fine, non me ne frega niente. In maniera particolare so che la segue Lalla, però... Lalla non poteva che fare canto. Sì, Lalla. È ovvio che dopo 4 mesi è migliorata. Non è ovvio, è invece da dire, perché tanti che sono lì secondo me non sono migliorati. No, io non trovo che sia troppo, penso che sia un fatto di gusto. Cioè lei ha un ottimo gusto musicale. Wow. Brava. Tutti le danno contro, lei ci prova in tutti i modi ad avere qualcuno dalla sua parte, ma nessuno è dalla sua parte. Ma quando te ne esci con certe cose, come Stortolo, a volte è difficile stare dal suo lato. A volte. Io spero la mettano in quarantena. No, in coppia con Todaro, così fanno proprio la squadra di quelli. No, è meravigliosa in classe, averla è un privilegio per noi. Wow, che bello. È dolce. Bellissimo sentire questo. Queste sono le cose belle, importanti. Io poi, è il vostro pensiero, è il mio. Deve far vedere che si è rifatta le unghie, anche io sono. Quanto è cambiata? Talmente tanto? È da poter tanto. Dire che tanto. Sì. È cambiata tanto. La smentiscono in continuazione. Quanto è cambiata? Perché se è cambiata poco non vale niente. No, è cambiata tanto. E allora inizia ad urlare. E allora ancora la chiama Giulia, Giovanna, tu cosa? Tu del pubblico fa schifo, vero? Sì, dai soldi, dai soldi. Vuoi dire una cosa, sai? No, cioè, mi dispiace. Ma vai tranquilla. Non è vero, invece secondo me adesso è contentissima lei. Sì. Hai sentito il giudizio? Hai sentito il giudizio dei prof? Io la scorsa settimana che io non ho mai dato a nessuno. La preparazione? Wow. Sì, sì, non è ancora iniziato il pezzo, è tutto no, preparazione. Adesso comincia la musica. Vabbè, mi aspettavo un salto un po' più potente. Con la testa che fanno nel latino è proprio. Non erano insieme qua, peccato. Ma quanto continua sto finale? Più lungo, più lungo. Ancora non è finita la coreografia. Ma c'è una cosa in mezzo qua. No. Ma poi fa scassare quando fanno la camminata lì giù per terra. Oltre a questo c'è anche il bacino avanti, la pancia un po' di fuori. Questo è importantissimo. Tanto hanno la pancera. Infatti per quello.
Sì, sono un po' si spanciano proprio, cioè la posizione è un po' spanciata. Ah sì, ho detto era da serale questa esibizione. Era da serale questa esibizione, ha detto. C'è un problema di postura nei giri che è molto evidente. Sì, nei giri. Vuoi fare l'amore? O vuoi solo guidare? Oh, oddio, raga. Sta provando con una risa. Dalla tua bocca che stringe, non mi lascia scappare. Cioè, anche se spinge, comunque rimane. Ti abbaciarci all'ultimo banco che poi la tua terza non mi dis... Ma cosa è successo? E io mi sono emozionata. Sì, emozionata, Risa. Forse già dalla frase iniziale. Voglio fare l'amore. Ain't no sunshine when she's gone. Bello. Wow. Però poteva... No, ma aspettavo l'onda anche di lei. Sì. Ci sta, questo passaggio non era semplice. Bello, la sua discesa, peccato. Peccato, tagliano sempre le cose. Morta, lei è attaccata così. Fanno scende. Io ho le giostre. Ecco qua, passa a due con la parte ballata. Capite qual è la differenza? Sì, non ha fatto le prese di Nicolas. Anche perché con Giulia è un po' diverso. Lei è alta, ha un altro peso. Che posto lo metti adesso? Secondo. Dopo Lucia. A me Lucia è piaciuta. Ho messo Lucia tante cose e poi Dustin, raga. Sto passo due l'hanno fatto benissimo. Si sono amalgamati. Erano due alghe che insieme venivano spostate dall'oceano. Wow. Grazie. Mazza che corsa, Maria. Non vedeva l'ora di abbracciarla. La devo salutare. Ciao. Vediamo come saluta Rudy. Lei bacia anche i fantasmi. Non lo saluta, no, secondo me. No. Ciao. Abbraccione, oh, finalmente non lavoriamo più insieme. L'abbraccio più lungo a Zerbe. Perché sai, litighi e tutto, però sotto sotto si amano. Felice che tu sia venuta. Io ti stramo di bene, lo sia so, chiaro. Lo so. Lo so, ci vediamo dopo in camera. Dusty. Vabbè, dai, ci sta. Vabbè, con una meta, giusto. Secondo classificato? Lucia. Ah. Wow. Ok. Mi stavo già spaventando. Nicolas ultimo. Ma raga, devono valutare lui, non il passo a due. Sofia per ultimi. Sofia per ultima? Ha fatto uno stile che a lei non piaceva. Sì, a Lambetta non piacciono. Ah, Lambetta. Su Hills, eccetera, non è suo. Mi è dispiaciuto arrivare ultimo con questo pezzo. Ah, sì, perché era bello. Era bello. Non era per niente semplice. Mi dispiace perché non è semplice. È vero. No, è vero. Classifica accanto. Facciate la cena. Martina. Finalmente prima. Martina? Ragazzi. Wow. Finalmente. Ma no, Holden come erotica. Holden ha pensato, non mi sono neanche dimenticato le parole del testo, dai. Cioè, oggi potevano premiarmi. Lille. Porti la maglia. Lille ultima. Aile quarto. A posto, molto felice che tu dica va bene. No. Grandi passi avanti. L'hai detto tanto ormai. Abbiamo capito come funziona questo programma. Malia è terzo, sì, ragazzi. Sì, sì. Malia è terzo. Niente a piangere. Sai cosa è la cosa triste? Che il giudice era Risa. Dici, lei canta bene, cavolo. Avrà diritto a un premio unico. Un workshop di una settimana con una delle compagnie più prestigiose. Le Ballet de Monte Carlo. Alessandra Tognolo. Loni. Tognolo. 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 Hai messo l'accento su ogni vocale. Sì. Led. Eccola. Pensa. Mi fa scassare, già che ride. Anch'io riderei se entro con un pupazzo con dei pantaloni attaccati. E sei pure pagato per farlo. Ah, lei sta ridendo. Soldi. È incredibile come possa guadagnare dei soldi portando solo un carrello in studio. Stiamo zitti, noi facciamo i c***o. Infatti guardaci come siamo felici. Il teddy bear. Ok. I più classici degli oggetti, cioè il palloncino, il pupazzo. Brava, teddy bear. L'ho scelto anche io. C'è una fascia, un telo rosso. Un bambino. Non sa cosa fare. Continua a fare di pirouette, tanto. Ah, sì! È il mio pupazzo! Sono spensierata! Yeah, ho un pupazzo! Ah, questi compiti io non li sopporto. Io sto male, raga. Sto per loro, eh. Così nessuno può più utilizzare. Ah, cos'è la storia? Lei diventa più grande. Non ho più l'età per giocare. Oh,
adesso è già più interessante l'improvvisazione, grazie. Madonna. Oggi ce l'asse, eh? Oggi ce l'asse, gira così anche senza spot. Ciao. Hai guardato attimo il pubblico. Hai vedo. Maria. Vedi Maria che scatta. E quindi Dusty con i balloncini. Fa il picnic. Vedi qua, già più senso. È il torero. Sì. Ed entra il coach di canto. Lalla. Lalla. Oh, però ste gambe un po' si stanno alzando. Parecchio, si sono alzate secondo me. Carino, eh? Bella. Non male, non male. Oddio, che scasso. Ah, ma sono attaccati. Adesso li volano via. Ah no, ce li hanno attaccati al braccio. Adesso fa, oh no, no, no. Oh, è riuscito a trovare delle soluzioni di movimento a queste cose. Però è figo, raga. Ah. Wow, pazza. Pazza. Yes. Catenati. Dai. Sì, vai. Dai. Bello. Si incendiava lo studio. Ogni volta lo diciamo. Dai, almeno una volta va detto. Eh sì, ci sono, ogni anno ci sono. Due o tre volte ci sono i palloncini. Carino. Bello. Sono bravi a improvvisare questi, eh. Madonna. Oh, finito in ginocchio. Io non avrei mai rischiato una cosa così. Bello. Dusty non ha vinto. Mi dispiace raga, ragazzi. Bello quel giro, l'ho finito in ginocchio. Dusty è veramente un fenomeno, ragazzi. Non c'è niente da dire. Una sfida di alto livello. A parte il pupazzo, che era un problema del pupazzo. E nonostante i palloncini, che fanno schifo, fanno però schifo perché sono a... di una banalità i palloncini. Però è riuscito. Tu sei un animale da palcoscenico. Sì, è un animale. Con questi capelli da leonessa. Come dire, spettinarmi. Quindi vorrei dare questa opportunità a te. Grazie. Sì. Il balletto di Monte Carlo non è un posto dove lui andrà mai a lavorare, perché non ha la preparazione di classico che ci vuole per, sì, per essere Monte Carlo. Il balletto di Monte Carlo. Ciao. 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 Hip hop, dai. Su me canta. Così ormai le sfide. Adesso arriva uno e cucina, Masterchef. Ciao. Ma va bene, doveva fare il suo pezzo. Ma è il padre dello sfidante. È vero, c'è un conflitto di interesse. Ciao ragazzi. Ciao papà. Ma risuona. Sta suonando la batteria. No, questi si spaventano. Oh. Wow. Questo era molto bello, Fredo. Hai visto il fianco? Metà, Come al solito. Sì, sta scendendo. Cioè, la mossa più figa l'ha messa all'inizio. Comunque, se tu alzi il fianco, cioè, cosa vuoi far vedere? Addominali no, perché sono davanti. Il culettino, forse. Cioè, se alzi... No, fa vedere gli obliqui, l'alzata mano. Ah. Sono solo parole. Sono solo parole. Sono solo parole. Ah, lui fa un pezzo un po' più drammatico. Solo parole. L'urlo di Muni. Cioè che lo scorrere del tempo renda tutto. Oddio, raga, interessante. Perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che. Cosa ridi? Non devi ridere. Cosa ridi che ti prende il posto? Un attimo eterno, un attimo. Però dai, dai, dai. Adesso meno cammino. Dai che parte, dai, dai, dai che parte, dai. Parole. Ah, fatto. Oh, cramp. Quello che non sì, mi sì, piace. Sì. Si muove bene. C'ha dei movimenti interessanti. Questo salto era un po' strano. Troppi cioè, momenti di pausa. Ha fatto troppe poche cose. Peccato, cioè, ha fatto il pezzo iniziale, quello di lato, il resto era... Perché ci sta a iniziare soft con tutti i momenti, no, che è un po' drammatico. Però poi devi... Però poi devi esplodere. Questa è stata una vera sfida con un livello di energia pazzesco. Peccato una sfida equa. Tra mio figlio e Kumo. Coreografia in stile popping, che tra l'altro insieme a locking e breaking compongono gli stili originali della cultura hip hop. E quindi ha fatto la lezione di storia adesso. Bravissimo.
e il livello di energia che hai trasmesso l'ho sentito. Sì, sì, secondo me l'interpretazione è di ottimo livello. Il fatto è che doveva esplodere un po' di più. Versatilità. Lui balla mentre giudica. Ho visto altri tuoi video, no? Dei time. Però questo è un giudizio un po'. Adesso sta uscendo da questa sfida. Tu hai detto, io ti ho guardato anche nel pomeridiano, negli altri pezzi che hai fatto. Sei molto versatile, eccetera. Non so se vale come giudizio, perché di Kuma ha visto molto di più, perché ha visto tutti gli altri pezzi. Quindi certo, vedi chi avrebbe dovuto chiedere almeno altri due pezzi. Una settimana in casetta, la comparata. Esatto. Due comparate. Mi è piaciuto l'altro, eh? Anche a me. Sì, ho dei movimenti interessanti, sì. Carini. L'avevamo visto anche nei provini, tra l'altro. E non l'hai preso, però. È stato bravo, devo dire, è stato... È stato molto bravo, anche la scena. Coerente e super giusto. Io un altro pezzo gliel'avrei fatto fare, almeno. Sì, anch'io. Non era immediata la scelta, secondo no, me. Io no, io non avrei saputo scegliere così. Avrei voluto vedere lo sfidante fare qualcosa di più. Perché da tanto tempo che non c'è, voglio vederlo ballare da solo. Sebastian. Sebastian! Sebastian! È tornato! Sono rinata. Mi tolgo pure gli occhiali. Amici, ha di nuovo un senso. Finalmente ha senso guardare amici. C'è ballata solo perché tanto che non lo vedo. Sì. Adesso? Ah, no, ero freddo, ok. Non lo sapevo. Mi sono ricordata che eri tu e... Basta. Basta. Only thing that's burning when the nights grow cold. Can't look away. Can't... Oh, mamma mia. You to stay, beg you to stay, yeah. Call me in the morning, don't... Deve farlo Nicolas. Oh, ok. Mezzica Nicolas. Ma ragazzi. No, un pochino sporchino. Pirouette non... È un po' chiuso proprio. Guarda, vedi, con le spalle, un pochino chiuso così. Peccato. Non era caldissimo, vedi? No. Ah no, poverino. Però, poi io non so se sono ammortizzati quel leggermente, pavimento. Quel pavimento è un pochino ammortizzato, sì. Bravo, però questo pezzo qua, ragazzi, se l'avesse fatto Dustin l'avrebbe fatto meglio, secondo più me. Più pulito. Quindi secondo è me è difficile, anche... però avevo le scarpe. No, ma però non erano le scarpe, era qua sopra. Non no, è che se hai le scarpe, se girare. Hai le scarpe allora chiudi il petto, non so, le spalle. Provi a spingere di più perché no, ti blocca, no, cambia un po'. Vabbè, ma non è una giustificazione. Ti sfido. Sì, ma a 22 anni ha iniziato a 19, non ha 22 anni che ha iniziato a 8. Raga, io ho 40 anni, sono iniziato a 2 anni, quindi posso andare da amici, non conta l'età. Chi ha 22 anni? Chi ha 22 anni è l'unica verità oggettiva. Ma dipende, magari lui si identifica come un magari ha mentito sulla sua età in realtà. Ha fatto baby come si chiama? Gioco danza. Baby Shark. Gioco danza. Baby Shark. Io non ho studiato classico come te. Non ha mai studiato classico? Ma no. Wow. Che relativo. Sembra assurdo. Quindi, mi sembra assurdo. Ma perché Dustin è proprio naturalmente portato per fare il ballerino, cioè proprio ha un dono da del cielo. Poi chi lo chiama dono, chi lo chiama laboratorio, cioè non so, cioè sono giudizi diversi qua. Adesso mi viene... Hai tirato fuori Dustin tu a colpa... Ma lo fate ballare però prima di giudicare così e di litigare? Durale fare... Ti sto dicendo... Le ha fatte tutte. Via i cavi, eccetera. Ma scena tua, le cuffiette ce le hai? Non stai ascoltando. Infatti stavo guardando. Ma infatti mi devo super interessata, no? Sì, stavo guardando gli addominali, scusate. Sono pure in jet lag, quindi sto capendo. Immagini di essere così brava a leggere il labiale che non te ne accorgi. La ringrazio. C'è il catarrazzo. Fuma veramente? Sì, lei fuma. Ai. Anche se ti sei poi... Anche la lettera, cioè. Le prese un nuovo stile adesso. Aprire una parentesi. Cioè, lo stile prese. Fai solo prese. Ha ragione, sì, ha ragione. Lei sminuisca in qualche modo tutto quello che faccio da quando sono entrato. No, adesso no. Mi faccio un mazzo così dal mattino alla sera, tutti come i giorni. Come tutti? Guarda. No, non come tutti, mi dispiace, non guarda come che tutti. Anche... Voglio i nomi, voglio i nomi. Grazie. Il mio impegnarmi, grazie. Venga, stai parlando con un insegnante, non con tua infatti sorella. Infatti sei sempre stato educato, no? Grazie. 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 Io non entro dal punto di vista ecco, tecnico guardi, lei e non entri. Ci voglio entrare. Lei. Quella lettera ucciderebbe anche un toro, ma eh. Ma per me sono delle grandi verità. Poverino. Si fortifica il ragazzo, capisci? Si fortifica? Ni. Magari lo distruggi e lascia la danza e non fa più. Per colpa tua? Per colpa tua, sì. Doveva farsi le droghe, cioè potrebbe essere... Iniziano le droghe. Non si sa, cioè veramente. Inizia a drogarsi. Sì, farsi le droghe. No. Ho capito, sto dicendo c'è della gente lavora. Che ci lavora con lui. Adesso deve ancora ballare, capito? Sì, dopo poverino, dopo che sta piangendo. Musica. È
già qua era un po' sporco, non era preciso con la mano, cioè la mano non è facile. Sono cose che può fare, questo è molto alto, molto bello. Vabbè, sì, non ha le gambe alte. Peccato l'arabesco. Sì, l'arabesco peccato, però non è che la scivolata mi è piaciuta invece. Non è che Sebastian con l'arabesco l'abbia fatto tanto meglio. Esatto. Le pirouette non mi sono piaciute. Ai. Tutti troppi saltellini. Ha voluto esagerare con i giri e ha sporcato un pochino. Qui risulta un po' legnoso rispetto a Sebastian, che invece sì, era proprio, era più morbido. Wow. Oh, carino, interessante. Carino. Anche se l'ha fatto con le ginocchia piegate. Però almeno ha tirato giù. Però l'ha fatto bene. Piegato e poi in sì. piedi. C'è proprio la coordinazione in aria della spinta, perché fa un giro e poi fa si quel mezzo andare. Ma non ha il pum pum, capito? Cioè manca proprio tecnicamente quel salto. Però devo dire che questo stile qua lui può anche farlo lavorando un po' di più, perché avendo le scarpe, il pantalone largo e facendo, sai, un po' di acrobazie. Chi se ne frega di quattro giri fatti male? Se sono fatti male saltellando, ha ragione. E anche lui era come Sebastian, nei giri, tutto bello chiuso. E quanto mi ha dato da questo? Hai ballato male, quanto... hai ballato malissimo. Malissimo. Madonna. Quattro qua c'è. Beh, sono stata larga. No, ma confermi il 4. Non confermo il 4. No, non sono esagerata. Chi è del pubblico che ha detto esagerata? Sei ballerina? Dai, vieni giù. E allora? No, no, allora no. Stai zitta. I cavoli tuoi. Vieni giù. Sì. No, raga, sta succedendo. Oddio, sto male. Una volta facevano così. Una volta facevano così. Arrabbiata. Povero ragazzo. Mi sarei rifiutato. Sì, io avrei indicato qualcun altro. Io ho molta stima di lei. La seguo da veramente quando avevo 14 anni. Prima che lei invecchiasse. Da madre di 3 figli. Madre di 3 figli. Ma è giovanissima. Pensavo avesse... Veramente. Non c'è neanche. Forse ha 3 figli. È brutto dire queste cose a un ragazzo, una lettera del genere non accetta la madre. Vabbè, da madre, raga, andate in un'accademia in cui vi massacrano dalla mattina alla sera. La lettera con quei termini, sì. Anche se parli di danza, sì. È meglio un po' mitigarla perché no. Fa male. Hanno ragione entrambe, cioè sì. La ci sono sempre modi e modi. Usa dei di dire termini, cose. Un modo di dire le cose sbagliati, troppo duri, negativi, volti a distruggere psicologicamente l'allievo. Dall'altro canto la Celentano ha ragione, perché Nicola sa un livello troppo basso per lavorare nel mondo della danza come la intende la Celentano. Poi sicuramente Nicolas può lavorare facendo il ballerino, anche perché l'ha già fatto, può lavorare benissimo in televisione, nei concerti, dove magari il livello tecnico non è richiesto alto, sì. Ma è richiesta la presenza scenica, la bellezza, la fisicità, l'esplosività del virtuosismo acrobatico, e lui va benissimo, fa le prese, il passo a due con una ballerina strabrava. Quindi è quello che mi fa nervoso la Celentano, perché il mondo della danza è ampio, non ce n'è solo uno. Avendo carattere ha reagito e ha fatto meglio. Non è vero, perché gli hai dato lo stesso voto della prova, quindi infatti. Non è vero. Sì, ma cosa, che scusa, adesso fai piangere la gente apposta solo per farla ballare meglio? Cioè, non mi sembra la situazione giusta. Messo 4 e non ero arrabbiato, e ora l'ho fatta qua e ero arrabbiato, perché ho messo 4. Confermo il 4. Vuol dire che non sta confermando questo che è esatto. Che non è cambiato niente. Bravo. Quello che ho detto io, copione. Comunque lui ha la freddezza di pensare queste cose da esterno, è più semplice. Sì. Tu sei sì, lì. In questo momento è difficile. Bravo, bravo, bravo. Non avesse carattere, non reagisse, oggi avrebbe ballato peggio. Ma ieri. Vabbè, adesso sta smontando la teoria, ma cosa stai dicendo? Perché peggio? Cioè, lei perché? Si sta aspettando la parte di Nicolas. Cioè, grazie per Celentano, avermi fatto piangere. Lui non ha ballato da 3, ha ballato da 4 come in prova. Grazie a me. Ieri, come fai a dirlo? La parola di Alessandro Celentano. Allora io non riesco a spiegarmi. No, perché stai dicendo una cavolata. Lui avrebbe potuto chiudersi o reagire male e quindi ballare peggio. Invece il nervoso l'ha fatto ballare meglio. Ho e quindi... capito. Non ha ballato meglio. Fortunatamente non ha ballato peggio, perché avendo carattere ha resistito alla tua bufera. Quindi complimenti a lui. Ma non grazie a te. Sì, infatti. Ma lui è stato bravissimo, stava piangendo, ha fatto un attimo. Andiamo. Ma si è dimenticato tutto, è andato. Beh, cioè, è un pesce rosso. È difficilissimo, eh. Se le persone che lavorano con me in sala ogni giorno. Tu insisti con questa cosa, scusi, tu ti aggrappi agli specchi. Vabbè, ma no, ma guarda che comunque vale sta cosa. Se tu entri in sala e ogni coreografo che incontri dice bravo, stai migliorando, continua così, vale. In questo caso. Sì, io ho 57 anni e tu ne hai 22. Si tratta di educazione comunque. Non posso interrompere. Mi scusi, si tratta di educazione comunque. No, invece ha ragione, perché il rispetto da entrambe le parti. Se lui non può interrompere te, tu non puoi interrompere lui. Nel momento in cui
cui viene interpellato. Punto. Meno mi interessa arrivare a essere al maestro. A me interessa di migliorare. A me interessa. Ruolo. Bravo. Lei è subito in caciara, eh? Subito sì. Di sopra. Sì, lì sì, entra sì. Dritta a gamba tesa. Non... Infatti lì mi dà un botto lei fastidio. Perché parla di educazione, ma lei... poi lei stessa. Per... Ma perché io ho 57 anni, quindi sono posso. Quindi po- a me i professori che facevano così mi facevano imbestialire. Come puoi pretendere rispetto? Come un genitore che vuole insegnare al figlio di non fumare, ma loro stessi fumano a casa davanti ai figli. Mi dispiace molto, ma quello che farò nella vita non dipenderà da lei. Oh, questo bravo. È vero. Va bene, dai. Questo è vero. Detto questo, infatti, andiamo avanti. Sì, perché qua siamo da 40 minuti. Ora, che tu ti fai il mazzo, come dici tu, se lo fanno tutti, ce non lo siamo vero. Fatti. Voglio i nomi! Chi è che non lo fa? E chi è che non si fa il mazzo che ti fai non tu? Non sta a me giudicare, io dico parlo per me. Però l'hai fatto, hai appena giudicato. Non è vero, non hai parlato per te. Sì, se tu dici io faccio il mazzo più degli altri, vuol dire che stai giudicando il fatto che gli altri non si fanno il mazzo come te. No. E poi vuol dopo dire che ci sono degli elementi che magari si fanno meno il mazzo, ed è vero, ci c'è sempre. E se ti chiedo poi chi e tu mi dici no, non sta a me giudicare, sì. È un controsenso. No, capito? Non è un controsenso, non vai a dire allora nomi. Non vai a dire nomi. Allora rispondi diversamente, dici non voglio fare nomi, però... Hai giudicato. Perché secondo me dire nomi lì non si fa. Sarebbe molto divertente perché come televisivo vedere che litigano tra di loro. Va bene, grazie ragazzi per aver visto questa puntata con Shinai che è tornata dal Giappone. Ciao. Ci vediamo nel prossimo episodio con la prossima reaction. Ciao. Mettete like al video, mi raccomando. Iscrivetevi. Like. Sub. Ciao.